Bene, oggi parliamo della terza e quarta fase nella suddivisione del progetto di ricerca come l'abbiamo immaginata nelle lezioni precedenti. Ve la ricordo, abbiamo la fase della domanda, dell'approccio sperimentale e oggi parleremo appunto di progettazione dell'esperimento e di interpretazione dei risultati. Forse non vedete il puntatore perché la batteria si sta esaurendo. Ricordate che il passaggio dall'approccio sperimentale alla progettazione dell'esperimento consiste sostanzialmente nel definire nel dettaglio quali saranno le modalità che si adotteranno per effettuare gli esperimenti. Ancora una volta ricordo che l'approccio sperimentale è una delineazione per larghi tratti del metodo con cui si intende affrontare la domanda scientifica che ci siamo posti, mentre la progettazione dell'esperimento è qualcosa di molto più puntuale in cui si definisce esattamente che cosa verrà fatto. Ora, come abbiamo già detto, queste due fasi non sono separate, anzi c'è spesso un passaggio avanti e indietro fra le fasi dell'approccio sperimentale, della progettazione dell'esperimento, perché i risultati stessi degli esperimenti possono indicare che è opportuno modificare l'approccio, qualcosa che si riteneva possibile a priori senza aver avuto modo di conoscere i risultati dell'esperimento, poi diventa non possibile, oppure si aprono nuove strade magari più promettenti. Quindi ci può essere un ritorno alla fase dello studio, dell'approccio sperimentale per poi di nuovo progettare gli esperimenti conseguenti. Ancora di più, quando approcciamo l'esperimento, quando siamo nella fase dell'approccio sperimentale, molto spesso non progettiamo tutti gli esperimenti implicati dall'approccio che abbiamo scelto. Non lo facciamo perché in molti casi i primi esperimenti modificheranno, addirittura detteranno i successivi, perché non possiamo sapere, prima di compierli, quali saranno i risultati dei primi esperimenti. Ci asteniamo dal progettare esperimenti che vengono poi a cascata, a valle, perché probabilmente sarà necessario modificarli rispetto alle nostre aspettative iniziali. La progettazione dell'esperimento è qualcosa che può essere fatto in vari momenti, in vari stadi, talora quando si scrive un progetto di ricerca, per esempio per chiedere finanziamenti, è necessario già a quel livello, cioè uno o due anni prima di eseguire realmente gli esperimenti, è già necessario a quel livello definire in numerosi particolari quali esperimenti verranno. C'è poi naturalmente facoltà di modificare questi esperimenti strada facendo se i risultati lo richiedono. Ma più spesso, diciamo, la fase in cui l'esperimento viene realmente definito in tutti i suoi particolari è di solito la sera prima rispetto al giorno in cui l'esperimento sarà eseguito. Perché? Perché tipicamente ci si prepara al giorno successivo in modo da essere pronti fin dalla mattina a cominciare a lavorare. Progettare un esperimento è qualcosa che può essere molto banale se è un esperimento con cui avete familiarità, ma può richiedere anche parecchie ore, talora giorni o anche di più, se invece richiede dei passaggi che non conoscete, per i quali avete bisogno di procurarvi reagenti, capacità, esperienze e così via. In ogni caso si cerca di essere pronti fin dalla mattina in modo da avere tutta la giornata a disposizione ad eseguire l'esperimento, e quindi l'esperimento viene definito in tutti gli ultimi dettagli tipicamente la sera prima. Pianificare l'esperimento. Per pianificarlo correttamente occorre sapere un gran numero di cose.
E qui vi presento un elenco che è tutt'altro che esauriente. Vi presento però una serie di aspetti che sono sicuramente rilevanti rispetto alla pianificazione di un esperimento e che vi danno un'idea della complessità. Ma vi prevengo, questa complessità è tale se cerchiamo di dissecare l'esperimento in tutte, la pianificazione dell'esperimento in tutte le sue componenti. In realtà fare questo lavoro è come se io cercassi di spiegarvi come si cammina. Se io cominciassi a spiegarvi che prima dovete contrarre un certo muscolo che sposta l'anca, che fa piegare il ginocchio, che porta avanti il passo, che scarica il peso e così via, pensereste che camminare sia un'impresa quasi impossibile. Viceversa, camminare, come pianificare un esperimento, in molti casi è molto spontaneo, dato un minimo di esperienza, soprattutto appunto in quei casi in cui l'esperimento sia conosciuto nelle sue parti essenziali da quello che deve pianificare ed eseguire. Allora, vediamo alcuni di questi elementi. Abbiamo i protocolli giusti? I protocolli sono, diciamo, le istruzioni, sono, ecco, le ricette che si usano in laboratorio. Qui c'è un parallelo che possiamo fare. Ciò che si fa in laboratorio, molti pensano che sia simile a ciò che si fa in cucina. E io tendo ad essere d'accordo, nonostante sia un cuoco, non dico cattivo, ma nullo sostanzialmente. Perché in realtà quello che si fa in laboratorio è appunto mettere a frutto, utilizzare delle ricette, che in laboratorio si chiamano protocolli. Come quando in cucina un cuoco ha le sue ricette, quelle che conosce, oppure quelle che sono nel suo libro favorito, oppure quelle che stanno nel suo canale preferito su YouTube. Ecco, il protocollo, non c'è il protocollo perfetto, quello di riferimento. Per fare la stessa cosa, quasi sempre esistono molti protocolli diversi e nessuno ha il tempo, la voglia o la necessità di mettere a confronto in maniera pedissequa questi protocolli per definire quale sia migliore dell'altro e quali siano gli aspetti dell'uno che sono migliori di quelli dell'altro. Che è la stessa cosa che fa il cuoco: se voi dovete cucinare un certo piatto, avete una buona ricetta che conoscete, di cui vi fidate, certo che ce ne sono tantissime altre con infinite variazioni, ma quella che conoscete per voi va bene. Bene, il protocollo funziona nello stesso modo. Contiene una serie di istruzioni per eseguire l'esperimento che sono tipicamente quelle che vengono utilizzate nel laboratorio in cui vi trovate. Per cui su quel protocollo, scritto in quel modo, eseguito in quel modo, c'è un'esperienza nel laboratorio in cui vi trovate, o magari c'è una vostra esperienza, perché il protocollo lo portate dietro da un altro laboratorio e così via. Quello è il protocollo di cui avete bisogno. Qualche volta può capitare che non esista un protocollo già utilizzato nel laboratorio in cui eseguite l'esperimento. Cioè può ben essere che abbiate bisogno di una tecnica che non è mai stata utilizzata in quel laboratorio. Allora dovete procurarvelo un protocollo giusto. E qui le cose cominciano a diventare un pochino difficili perché, esattamente come in cucina, non basta avere un protocollo per fare un buon esperimento. In cucina non basta avere una ricetta per fare un piatto perfetto, dovete essere in grado di farlo. E quando siete in cucina, in che cosa consiste l'essere in grado di farlo? Intanto l'aver già sperimentato quella ricetta, aver capito alcune sottigliezze che non si scrivono e che solo l'esperienza insegna. Dall'altra consiste nell'aver provato certe varianti che avete magari introdotto voi stessi per tagliare certi tempi di esecuzione, per introdurre una sfumatura di sapore diverso e così via, e aver appunto definito quali di queste varianti possono essere utili e possono entrare a far parte della vostra personale ricetta. Per quanto vi possa sembrare sorprendente, con i protocolli è esattamente la stessa cosa. Quasi chiunque esegue un protocollo più di qualche volta introduce delle variazioni.
e così i protocolli si differenziano ad albero. Il motivo è che intanto le circostanze in cui un protocollo viene utilizzato non sono mai sempre esattamente le stesse, quindi il protocollo va adattato. Poi ci sono così, le idiosincrasie personali: a qualcuno non piace fare una certa cosa, allora ne sostituisce un'altra. A quasi tutti piace abbreviare i tempi, allora si assiste a un fenomeno deprecabile che è quello dei protocolli che vengono progressivamente semplificati, e ogni semplificazione sembra non apportare grosse modifiche rispetto alla precedente. Ciò che non si avverte è che da un protocollo complesso iniziale che funzionava molto bene, semplificazione dopo semplificazione si arriva a un protocollo che funziona solo così così quando va bene. E non sempre è la stessa persona che ha introdotto le successive modifiche, talché non è perfettamente in grado di rendersi conto di che cosa è successo. E qualche volta ci si ritrova con un protocollo che apparentemente è già stato utilizzato con successo e che però non funziona o funziona male. Quindi i protocolli sono un qualcosa di delicato di cui dovete avere un buon controllo prima di eseguire un esperimento, e soprattutto dovete chiedervi se i protocolli giusti siano nelle vostre mani prima di cominciare l'esperimento. Che altro ci serve? Beh, i reagenti. Abbiamo i reagenti necessari? Ci sono reagenti molto comuni: universale cloruro di sodio, che trovate in ogni piesso spinto, in ogni ricetta di laboratorio. Ci sono reagenti invece molto specifici, un particolare anticorpo contro una particolare proteina, per esempio. Dovete chiedervi naturalmente se avete questi reagenti, se non li avete dovete procurarli, altrimenti l'esperimento come l'avete pensato non può essere eseguito. I reagenti possono essere fatti in casa, cioè uno può realmente produrre un reagente. Per esempio potete costruire un plasmide, potete produrlo in una certa quantità e quel plasmide sarà un reagente che vi serve per un successivo esperimento. Altre volte i reagenti li comprate, e quando li comprate dovete conoscere quali sono quelli giusti naturalmente, ma anche a volte quali sono le aziende che producono il reagente di qualità sufficiente per il vostro esperimento. Dovete chiedere magari se qualcuno li ha già utilizzati e quindi se c'è un'esperienza positiva in questo senso, perché non è sorprendente che anche un reagente che nominalmente è adeguato ai vostri scopi in realtà non si comporti come atteso. Quali sono i tempi di esecuzione? Anche qui siamo alla ricetta di cucina. Prima di cominciare a cucinare qualcosa vi chiedete quanto tempo è necessario per eseguire quella ricetta, perché altrimenti arrivate in ritardo per il pranzo o per la cena. E lo stesso facciamo con gli esperimenti. Se un esperimento dura molto a lungo, può avere certe fasi che avvengono di notte o che avvengono in un giorno festivo e così via. A volte questo è inevitabile, però bisogna perlomeno saperlo per potersi organizzare come necessario. I tempi naturalmente sono importanti proprio perché l'organizzazione personale e quella del laboratorio devono essere coordinate con i tempi di esecuzione dell'esperimento. Chi si occuperà dell'esperimento? Ecco, in una compagine di ricerca può non essere automatica la definizione di chi si occuperà dell'esperimento. Così come se c'è un gruppo di persone in cucina, non è detto che si sappia chi taglia il sedano e chi fa il soffritto. Quindi occorre definire chi compirà l'esperimento oppure specifiche fasi dell'esperimento. Tipicamente in un laboratorio un progetto di ricerca è affidato primariamente ad una persona, l'esecuzione del progetto di ricerca, quindi degli esperimenti che ne fanno parte. Questa persona appunto ha la responsabilità complessiva del progetto, ne esegue materialmente la parte maggiore, però poi può, ove necessario, ove opportuno, ove desiderabile, ottenere l'aiuto di altre componenti del gruppo di ricerca che magari sono più esperte in un determinato protocollo oppure
che possono aiutarlo nei momenti in cui l'esperimento si protragga, che so, per 48 ore consecutive sia obbligatorio fare dei turni e via dicendo. Quindi anche questa definizione di chi deve svolgere l'esperimento o parte di esso fa parte della pianificazione preliminare dell'esperimento stesso. Sarà necessario lavorare a ore insolite, ecco, anche questo, l'abbiamo già accennato, va considerato. Anche qui è come in cucina: se dovete mettere a bagno i ceci dovete farlo la sera prima, se non ve ne ricordate poi il giorno dopo avete un problema. Quindi ricordate sempre di verificare i tempi tecnici di esecuzione e anche gli eventuali tempi morti, che sono inevitabili, per evitare di ritrovarvi senza averlo previsto a lavorare ad ore che non sono quelle normali. Ci saranno dei rischi? Anche questa è una considerazione importante. Di nuovo possiamo fare un parallelo con la cucina: se dovete friggere qualcosa nell'olio bollente, dovete sapere che questo comporta un certo rischio; se dovete cucinare un piatto flambé, ancora di più. In cucina di solito non si muore, ma qualche volta anche lì ci sono incidenti. In laboratorio naturalmente le possibilità di incidenti sono maggiori, ci sono sostanze tossiche in quel modo. I rischi in genere si suddividono per tipologia di rischi: si parla di rischio chimico, appunto derivante da sostanze chimiche, da esposizione a sostanze chimiche; si parla di rischio fisico, che può dipendere dall'esposizione al calore, al freddo estremo, alle radiazioni e così via; si parla di un rischio biologico, esposizione ad agenti patogeni, e tutti questi rischi eventuali insiti in un esperimento vanno considerati. E la persona che segue l'esperimento deve essere ben consapevole della pericolosità dei reagenti, delle tecniche che andrà utilizzando per evitare di correre rischi. Parlo anche di tecniche perché naturalmente qualche volta ci sono tecniche che, se operate maldestramente, utilizzate maldestramente, possono comportare dei rischi. Un caso classico è quello dell'elettroforesi, in cui si lavora con elettricità in presenza di liquidi. Adesso gli apparati sono costruiti in modo da limitare al massimo questi rischi, ma certo, un'operazione sbagliata in cui inseriscono gli elettrodi direttamente nel liquido può comportare dei rischi. I costi economici saranno sostenibili? Questo forse fa parte più dell'approccio sperimentale, cioè già a quello stadio che si considera una cosa di questo genere. Se io ho bisogno, che so, di sequenziare miliardi di paglia di basi, o se devo comprare 100 anticorpi, o se devo ricorrere a strumenti estremamente costosi, ecco, sono tutte circostanze che, sebbene in linea teorica possano essere attuate, nella pratica magari voi non avete la sostenibilità economica, finanziaria, per intraprendere quel tipo di progetto. Quindi o rinunciate o ripiegate su una strategia che sia più economicamente sostenibile rispetto naturalmente al budget, alla disponibilità finanziaria del vostro lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tantissime considerazioni di questo tipo. Ora, come dicevo prima, è come spiegare come si cammina, è complicatissimo, ma in effetti la gran parte di queste considerazioni voi le fate senza neppure pensarci. Cioè, è chiaro che scartate immediatamente qualcosa che sia troppo costoso, che implichi l'uso di uno strumento che non avete a disposizione e che non potete permettervi di comprare. È chiaro che di solito conoscete la maggior parte dei rischi insiti nell'uso di sostanze o di tecniche o di strumenti che vi sono familiari. È quasi naturale in molti casi determinare chi si occuperà dell'esperimento e così via. Questo elenco non va considerato analiticamente punto per punto. La maggior parte di questi passaggi avvengono in un colpo solo nella vostra mente, non vengono neppure scritti. Però tutto questo e molte altre cose ancora vanno considerate
per disegnare in modo corretto un esperimento e per massimizzare la probabilità che questo esperimento giunga a una felice conclusione. Facciamo qualche esempio, il più possibile concreto, ma di nuovo non esauriente, perché per avere una visione completa di come funziona l'esperimento non c'è sostitutivo alla pratica. Tuttavia cercherò di illustrarvi in qualche modo che differenza c'è fra l'approccio sperimentale e invece poi l'esecuzione pratica degli esperimenti. Allora, abbiamo detto che in un esperimento dobbiamo isolare una variabile e introdurre gli appropriati controlli. Questo lo sappiamo ormai da molto tempo. Prendiamo un esempio che abbiamo già trattato in precedenza. Immaginiamo che la nostra domanda sia capire se esiste un'attività trascrizionale di un fattore di trascrizione, diciamo 2F1, nel nostro sistema sperimentale, che sarà costituito da una particolare linea cellulare, supponiamo. Abbiamo già visto che a livello di approccio sperimentale questo lo possiamo facilmente immaginare, cioè l'approccio quale sarà? Sarà quello di introdurre in queste cellule due plasmidi, uno che esprime 2F1 e uno che esprima un reporter, uno che regge un reporter in grado di evidenziare l'attività di 2F1. La traduzione sperimentale di questo approccio è anche semplice. Dobbiamo semplicemente confrontare la stessa situazione sperimentale, quindi il reporter, in presenza o in assenza del vettore che esprime 2F1. Questo da un punto di vista concettuale, cioè da un punto di vista dell'approccio sperimentale, è soddisfacente. In nuce l'esperimento è tutto qui. Aggiungo 2F, la risposta aumenta di molti ordini di grandezza, è chiaro che 2F in queste cellule è un'attività trascrizionale. Poi, però, prima di eseguire l'esperimento, questo è l'approccio, ma noi dobbiamo definire molto chiaramente cos'altro ci serve per fare un esperimento ben fatto e per avere poi un risultato affidabile e compiuto. E allora abbiamo visto che mentre ragionando per concetti questo è tutto ciò che ci serve, in realtà dobbiamo andare a verificare altre sottigliezze. Per esempio, dobbiamo andare a verificare che nel vettore non ci sia nulla che possa alterare, il vettore di 2F1, non ci sia nulla che possa alterare l'espressione del reporter e quindi dovremo fare un controllo con il vettore vuoto. Abbiamo anche detto che dovremo verificare che tutto ciò che osserviamo sia legato al sito di legame di 2F e quindi introdurremo un reporter che non ha il sito di legame di 2F, ma possiede per sempre il CDNA della luciferasi, e in questo modo controlleremo che questo segnale che osserviamo qui in presenza di 2F1 sia effettivamente legato a E2F1 e non al vettore che lo porta, al sito di legame di E2F e non semplicemente al vettore reporter e così via. Vedete che rispetto al semplice disegno, al semplice approccio sperimentale che diceva con e senza 2F, dal punto di vista concettuale è tutto lì l'esperimento. Poi in realtà il disegno pratico dell'esperimento è più complesso. Non sono neppure rappresentati tutti i controlli possibili per un esperimento di questo tipo, in questa diapositiva. Per di più non è rappresentato un altro aspetto importante che vi invito a considerare, e cioè queste, rappresentate qui, questi sono i risultati di 6 traspezioni indipendenti, cioè voi avete 6 capsule di Petri, in una introducete solo il vettore, il reporter, in un'altra introducete il reporter e il vettore di 2F1, in un'altra introducete il reporter e il vettore vuoto, e così via, come rappresentato.
sono 6 trascrizioni indipendenti, almeno 6, perché come dicevo si possono immaginare altri controlli in questo caso. Beh, le 6 trascrizioni non mi verranno tutte nello stesso modo. La trascrizione è una tecnica molto variabile, come sa chi la utilizza. Quindi non potete assumere che anche se fate le stesse cose in tutte e 6 le capsule di Petri, otterrete lo stesso livello di efficienza della trascrizione, cioè che la stessa percentuale di cellule verrà trasfettata con lo stesso numero di plasmidi medio per cellula. Allora avete bisogno in qualche modo di tener conto dell'efficienza di trasfezione che avete in ciascuna delle capsule di Petri, per poi poterle confrontare appropriatamente le une con le altre. Avete un'idea di come questo possa essere fatto? Viene fatto. Ci vuole un cosiddetto normalizzatore. Normalizzatore che rifletta l'efficienza della trasfezione. Forse potrei usare un gene che mi rende visibile il fatto che il vettore si sia andato ad inserire nella cellula, ad esempio Betagal. Non c'è male. Stavo per dire inserire un gene di resistenza e vedere le colonie che si replicano, e così possiamo poi andare sulle unità sulle colonie praticamente. Sì, sono due buone idee. Allora, il tuo approccio richiede un tempo lungo, perché si formano le colonie, naturalmente occorre l'integrazione dei vettori nel genoma della cellula ospite, e poi naturalmente il tempo di replicazione cellulare che deve essere moltiplicato per varie volte per ottenere una colonia di qualche dimensione, però in teoria si può fare. Il tuo approccio si avvicina di più a quello che viene fatto realmente tipicamente in questo tipo di esperimenti, e cioè sì, effettivamente insieme a questi vari vettori, a questi vari plasmidi che abbiamo elencato qui, si trasfetta un altro plasmide che codifica sì spesso per beta-gal o per qualcos'altro che sia facilmente rilevabile, e quello rappresenta l'efficienza di trasfezione. Naturalmente viene messa la stessa quantità di plasmide in tutte le plasmide beta-gal, per esempio, in tutte le trasfezioni, e se si osservano livelli diversi di beta-gal, quelli rifletteranno la diversità dell'efficienza della trasfezione stessa. Quindi i valori rilevati in presenza di un basso livello di beta-gal dovranno essere aumentati, e quelli rilevati in presenza di un alto livello dovranno essere diminuiti. Insomma, si dovrà fare un rapporto fra segnale della luciferasi e segnale della beta-gal in modo da normalizzare i valori e poterli confrontare fra loro come in questo caso. E quindi dovete chiedere se avete un vettore per la beta-galattosidasi oppure per qualche altro gene utilizzabile a questo scopo, e la beta-galattosidasi ha bisogno a sua volta di un saggio, quindi dovete chiedere se avete i reagenti per questo saggio, e via 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 dicendo. Se questi esperimenti sono molto rutinari in laboratori che si occupano di trascrizione, se doveste invece aver bisogno occasionalmente di fare un esperimento di questo genere, vi accorgereste di quanti reagenti, di quanti dettagli, di quanti aspetti sperimentali e anche concettuali avreste bisogno per poter eseguire correttamente l'esperimento. Ci sono cose a cui potreste non aver mai pensato. Come dicevo, appunto, la normalizzazione di qui sopra, sì, è una banalità, ma bisogna saperla fare. Così come ragionare su scala logaritmica, quella in cui vengono lette le luminescenze, oppure richiede un minimo di preparazione mentale e così via. Quindi rispetto all'approccio, che può essere anche molto semplice, può essere concluso in poche frasi, può essere sintetizzato in poche frasi, la realtà dell'esecuzione dell'esperimento è assai più complicata, ma per niente difficile da un punto di vista concettuale. Si
tratta soltanto di avere i giusti dettagli. Così come dire facciamo una buona pasta alla carbonara è semplice, poi eseguirla non è proprio affare di tutti. Bene, vediamo invece, sempre per capire che differenza c'è fra la concettualizzazione di un esperimento e la sua esecuzione, vediamo un'altra situazione. Qui chiedo a voi in particolare di suggerire come potremmo svolgere l'esperimento. Quindi ne vedremo prima di fatto l'approccio sperimentale, volete indicarmi qual è l'approccio corretto, e poi vedremo come eseguire sperimentalmente questo approccio. Supponiamo di voler misurare il tempo di duplicazione della coltura cellulare. Che cosa vuol dire tempo di duplicazione? Lo sapete? Quanto tempo impiega a raddoppiare una cellula? Esattamente. E la domanda è: questa particolare coltura cellulare che stiamo studiando, in quanto tempo duplica? Come fareste a misurare questo tempo? Allora, un approccio però penso non molto ideale, se si vuole massimizzare, è quello proprio di andare a contare una per una ricerca, però non penso. Dove sia. Vedi, qui ho segnato per esempio che la coltura comincia con 100.000 cellule, contarle una per quindi, una. No, però altrimenti si potrebbe andare a... Però in realtà c'è un modo anche di contarle. Potremmo. Scusa, si potrebbe andare a misurare la quantità di DNA. Per esempio. Io stavo pensando di introdurre qualche marcatore luminescente e poi andare a vedere appunto se la quantità raddoppia, cioè nel senso concettualmente era quello, cioè nel senso vado a marcare il... le cellule e poi vedi e poi il marcatore raddoppia. Esatto. Allora, sono entrambe cose fattibili, però parecchio più complicate di quanto non sia il modo tipico in cui si fanno esperimenti di questo genere. Cioè sì, è possibile contare le cellule, letteralmente, nel senso che non riuscirò naturalmente a contare 100.000 cellule, ma posso contare, ad esempio, 10 campi microscopici presi a caso nella piastra e trovare che in ciascun campo microscopico, non so, 52, 49, 37, là, faccio una media e lo moltiplico eventualmente per, non è pure necessario fare, posso moltiplicare l'area di un campo microscopico per quella di tutta la piastra ed avere il numero totale di cellule. Ma posso farlo anche in modo relativo, dopo qualche tempo riconto le cellule nella stessa piastra e trovo che si saranno raddoppiate. A quel punto ho svolto il mio esperimento. Però anche questo è piuttosto complicato e prova ad errore. L'estrazione del DNA può essere, concettualmente è una soluzione, è complicato, abbiamo già detto che l'estrazione del DNA non è molto accurata perché dipende da una certa manualità e variabilità non trascurabile. Per di più il DNA ha un difetto, che nella cultura, no, questo potrebbe anche non essere un problema, ritiro quello che stavo dicendo. Proviamo a cercare invece un modo più semplice di quelli che avete escogitato fino adesso. Allora, intanto, tipicamente, come si fa a contare il numero di cellule in una capsula? Cioè, si può... So che esistono dei programmi anche per il telefono che permettono la conta automatica, però fondamentalmente si vanno a segnare con la penna, cioè nel senso sulla piastra si segnano sotto... Cellula per cellula. Quando diventa... Questo si può fare con le colonne. Quelle cellule, esatto, no? Quelle poche. Un citofluorimetro, sorprendentemente un citofluorimetro fa tantissime cose ma non ti dà la conta assoluta delle cellule, o perlomeno per ottenerla devi fare cose piuttosto complesse. Più semplice, abbiamo parlato di contare le cellule, no? Vi ricordate una lezione precedente? La tecnica proprio di base manuale qual è?
Si tratta di staccare le cellule dal substrato, se non crescono già in sospensione, in quel caso si tratta solo di raccoglierle, poi prendere una liquida, metterla in un emocitometro, manuale, automatico, come vi pare, e vedere quante sono le cellule in questa liquida. Poi si moltiplica la liquida per il volume totale e si ottiene il numero di cellule nella cultura. Quindi questo è il modo più semplice per contare le cellule in una cultura. Però il nostro problema non era contare il numero di cellule nella cultura, era stabilire qual è il tempo di duplicazione. Cosa possiamo fare? Potrei andare ad esempio a prelevare ogni tot di tempo, magari ogni mezz'ora, forse anche di meno. Mezz'ora è tanto, no? In realtà il tempo di duplicazione tipico di una coltura cellulare sta intorno a 24 ore. Ok, e quindi appunto prelevare un campione, una liquida di cellule ogni tot di tempo e vedere quanto aumentano. Nel momento in cui io doppio il tempo, allora so che quindi è il tempo di quello che stai descrivendo tu è quello che si chiama una curva di crescita, cioè tu stabilisci come aumenta il numero delle cellule nel tempo. In realtà ti dà anche più informazioni che non il tempo di duplicazione, perché ti fa vedere non un punto di partenza e uno di arrivo, ma tutto lo svolgimento nell'arco di tempo considerato. Questo si può fare benissimo, ma di nuovo è un po' complicato perché ti richiede di contare le cellule parecchie volte. Possiamo semplificare ulteriormente? Qui siamo nella fase, vedete, dell'approccio sperimentale. Ancora non stiamo toccando nulla, non siamo neppure entrati in laboratorio, stiamo solo pensando in che modo possiamo ottenere il risultato nella maniera più efficiente, più accurata e più rapida possibile. Se non vi viene in mente lo suggerisco io. Supponiamo di avere questa piastra che al tempo zero, qui chiamato T1, all'inizio dell'esperimento contiene 100.000 cellule, e poi di ricontare il numero di cellule a distanza di 24 ore. Le cellule saranno naturalmente aumentate e continuare voi. Nel momento in cui aumenta il numero di cellule vorrà dire che ci sarà meno spazio sulla piastra, una diminuzione di nutrienti presenti nel terreno. Beh, questi esperimenti vengono compiuti in condizioni in cui né lo spazio né i nutrienti sono limitanti. Okay. Però comunque deve raggiungere un plateau a un certo punto. A un certo punto, ma sarà al di fuori dell'arco di tempo che noi consideriamo. E lì le ho disegnate ancora molto sparse. Potremmo fare la conta e fare il rapporto. Benissimo, contiamo d'ora 24 ore, è comodo 24 ore perché noi facciamo la prima operazione in un giorno e poi il giorno successivo alla stessa ora prendiamo la piastra e contiamo e otteniamo 240.000 cellule. E adesso c'è un problema. Dobbiamo capire con che... cioè qual è il rapporto che è corso tra il tempo e la divisione cellulare a questo punto. Quindi nell'arco, cioè in 24 ore è aumentato da 100.000 a 240.000, quindi io direi quando è stato il momento preciso in cui è arrivato a 200.000. Esatto. Ok. Cosa tutt'altro che banale. Non converrebbe per una... perché io penso che in questo caso la coltura di partenza penso sia asincrona, perché sì. Altrimenti forse non conviene magari prima sincronizzare tutte le cellule dando ad esempio un inibitore della polimerasi o qualcosa del genere,
e poi togliere l'inibitore e quindi determinare la partenza della divisione cellulare tutte nello stesso momento. In teoria sì, in realtà se tu sincronizzi una struttura cellulare il tempo di duplicazione cambia, quindi il tempo di duplicazione non altrimenti caratterizzato, quello, se tu dici tempo di duplicazione, ciò che si intende è quello rappresentato qui, cioè quello, si parla di crescita logaritmica o esponenziale, e cioè quella situazione in cui le cellule non sono limitate da alcunché nella loro crescita, tranne che appunto dal loro tempo di duplicazione, cioè stanno proliferando alla massima velocità loro possibile. Esattamente, è un problema matematico, non pretendo che lo risolviate su due piedi, perché appunto, dato che la crescita della cellula è logaritmica, voi il tempo di duplicazione raddoppiano, avete bisogno di un'equazione esponenziale, che però è molto meno terribile di quel che sembri, nel senso che il tempo di duplicazione è dato da T2 meno T1, cioè 24 meno 0 per 24, moltiplicato logaritmo di 2, questo numero fisso, 0,3 qualcosa, su logaritmo di n2 su n1. Se applichiamo questa formula a questi valori, otteniamo un tempo di duplicazione di 19 ore. Potrei divertirmi, fare la prova così. Bene, quindi questo è il modo, da un punto di vista dell'approccio sperimentale, che abbiamo escogitato. Dobbiamo contare le cellule all'inizio e alla fine di un determinato periodo, poi applichiamo la formula e troviamo il tempo di duplicazione. Una volta che ne abbiamo parlato, abbiamo discusso, abbiamo appurato che questo è il metodo che vogliamo seguire, concettualmente non c'è nessun problema, è tutto molto chiaro. Beh, ma adesso passiamo all'esecuzione pratica. Come fate a contare le cellule a questo punto e a quest'altro? Non possiamo partire con delle diluizioni? Cioè, nel senso, se parto con delle diluizioni, io so già la quantità di partenza è nota. Sì. Quindi mi basta, anche se fosse, no, nel caso estremo, arrivo ad avere una sola cellula, dopo 19 ore ne devo avere due, quindi concettualmente basterebbe fare una diluizione in partenza e... Sì, cioè, ma intanto il caso estremo non si applica, perché tu questo discorso che abbiamo fatto fino adesso lo puoi fare su una popolazione abbastanza grande, perché naturalmente se tu esegui questo con una singola cellula, a parte il fatto che una singola cellula cresce più lentamente di una popolazione, perché le cellule si aiutano l'un l'altra, se c'erano fattori di crescita che aiutano l'un l'altra a crescere, ma a parte questo aspetto biologico, cioè l'aspetto concettuale, se tu hai una sola cellula a 24 ore, o sarà ancora una o saranno due, non potranno essere due e qualcosa. Certo. Però nel senso, forse era un po' esagerato, però se posso arrivare a una concentrazione nota, poi cioè partire da una concentrazione nota tramite la diluizione, ora faccio un esempio, ne so, 1000, allora già magari è un campione abbastanza esteso per poter vedere poi dopo 19 ore. Sarebbe un campione abbastanza esteso, ma c'è un altro problema, e cioè se tu conti 1000 cellule e poi le siedi in una piastra, non tutte queste cellule aderiranno. Il fatto di staccare le cellule è un po' traumatico. Qualcuna muore, qualcuna aderisce lentamente, finché la cellula non aderisce, siccome hanno una dipendenza dall'ancoraggio, si dice, cioè l'adesione al substrato per la proliferazione, finché non ha aderito non attiva la proliferazione, quindi stai sicuramente alterando. Tu presumi di aver seminato 100.000 cellule, per esempio, in realtà se ne sono attaccate 90.000 e di queste un numero imprecisato non tanto rapidamente quanto le altre, quindi questo determina un rallentamento. Questi sono aspetti, vedi, molto concreti che bisogna considerare, uno, e che dipendono dalla conoscenza del sistema sperimentale che tu stai utilizzando. Se non lo conosci,
certo, non... non sei in grado neppure di immaginare che esista un problema di questo. Ah, infatti stavo pensando addirittura a una coltura liquida, magari che non aveva bisogno di ancoraggio. Una coltura però... liquida si può fare con cellule che non hanno bisogno di ancoraggio, se stai utilizzando cellule ematopoietiche. Ma se usassi per esempio più piastre di Petri? Bene, questo è un progresso pratico, tu puoi utilizzare più piastre di Petri, e in particolare? Faccio una media con i risultati che ottengo, cioè io parto in ognuna idealmente, pianto 100.000, poi naturalmente sappiamo che non è detto che saranno 90.000 eccetera, e poi faccio una media finale di quante ne ottengo e dico ok, sono partito idealmente da 1.000.000, ne ho ottenute un po' meno di 2 milioni, allora posso dire per esempio che è un margine, cioè, accettabile, e posso dire che quello è effettivamente il tempo di raddoppio. Va bene, una rifinitura. Ti ho detto che comunque il semplice fatto di staccare la cellula, le cellule e riseminarle altera il loro ciclo cellulare. Quindi ci conviene tenerci a distanza da questo momento di stress per le cellule. Il modo ideale quindi è seminarle un giorno e poi prendere il tempo zero il giorno successivo. In questo modo la coltura si è già stabilizzata, le cellule stanno crescendo in modo esponenziale e ci liberiamo di tutti i problemi connessi alla manipolazione. Quindi poi tu dici, se ho capito bene, hai seminato più piastre e fai una media del tempo 1, sì. La prima domanda del tempo. Bene, e al tempo 2 cosa fai? La stessa cosa, cioè nel senso controllo, faccio sempre la conta, abbiamo detto che si può fare anche in questo caso, e io mi aspetto entro 19 ore in realtà, perché cioè io voglio sapere... Tu 19 ore non lo sai. Ah, non lo so allora, ah ok, allora no. Tu le riconterai a 24 ore e poi applicherai questa. Esatto. Ma la domanda è, come fai a ricontare in maniera affidabile la stessa piastra, o le stesse piastre? Posso, cioè è un problema di riconoscerlo, di numero di cellule che posso trovarvi, cioè questo che un attimo non ho capito. È un problema biologico, cioè okay. Per contare queste cellule dovrai appunto staccarle e metterne una ligota in un emocitone, poi le dovrai riseminare, sì. Ma questo abbiamo detto altera il ciclo cellulare e il tempo di replicazione. Allora faccio aspettare, cioè come posso aspettare un giorno a tempo 1 e magari posso aspettare un giorno a tempo 2? No, perché a quel punto hai introdotto un'alterazione. Mentre l'alterazione iniziale l'abbiamo messa fuori dall'esperimento, questa cadrebbe inevitabilmente dentro l'esperimento. Però c'è un escamotaggio semplice. Di solito non si marcano le cellule viventi col cristalletto. Ad esempio quando faccio la conta cellulare nella camera di Neubauer. Neubauer, sì, va bene. Non è cristalletto in quel caso, dove usi il Triban Blu, che serve però per escludere, no, non serve per contare le cellule. Il cristalletto si usa sulle colonie, ma comunque colora cellule morte. Appunto è molto semplice, non potete ricontare questa stessa piastra il giorno dopo. Cosa fate? Prendiamo una che non è stata staccata, magari. Esatto, fate più piastre e alcune le contate al T1 e altre al T2, certo. Poi fate la media appunto e poi fate i vostri calcoli. Tra l'altro, come si fa però ad applicare a quella formula alla media? Beh, molto semplicemente, tutto ciò che cambia è che invece di valutare N1 e N2 metteremo la media di N2 e N1 nella formula, molto banale. Con questo metodo, se abbiamo più punti, possiamo anche costruire un'intera curva di crescita, appunto eventualmente con gli appropriati intervalli di confidenza. Quindi vedete,
stabilire il tempo di duplicazione di una linea cellulare è un fatto molto molto semplice, assolutamente rutinario in un laboratorio di biologia cellulare. Eppure, vedete, comporta tutta una serie di accortezze e di attenzioni per poter determinare accuratamente questo tempo di duplicazione. E anche degli aspetti di conoscenza del sistema senza i quali introdurreste inevitabilmente degli errori. Se poi qualcun altro cercasse di verificare il vostro tempo di duplicazione altrove, troverebbe che non corrisponde. Bene, complichiamo ulteriormente la situazione. Abbiamo stabilito il tempo di duplicazione di questa linea cellulare e adesso invece vogliamo sapere quant'è la durata della mitosi in questo stesso tipo cellulare. Quanto tempo dura la mitosi? Diciamo dalla profase alla telofase. Intanto cominciamo con dire, facciamoci un'idea del problema che abbiamo di fronte, no? Avete un'idea anche vaga di quanto possa durare una mitosi? Dovreste, cercate di rendervi conto della dimensione quantitativa dei fenomeni biologici che apprendete, cioè le dimensioni, i tempi, i volumi, i numeri. Sono importanti. Nessuna idea. Circa minuti, ore o giorni? No, ore. Circa un'ora. Circa un'ora. Tutto il giorno. Circa un'ora è sufficientemente lunga. Va bene. Allora, abbiamo una linea che duplica in 19 ore, questo l'abbiamo stabilito con precisione. Vogliamo sapere quanto dura in questa particolare linea, perché le cose variano da linea a linea, quanto dura in questa particolare linea la mitosi. Se stiamo facendo studi di ciclo cellulare può essere una quantità importante da conoscere, non è un esercizio accademico. Io so che ci sono delle sostanze che possono bloccare la divisione, cioè la mitosi fino alla metafase. Sì. Quindi quelle che alterano il sistema di produzione, esatto. E quindi il fuso mitotico. E quindi diciamo che potremmo avere un'idea almeno fino alla metafase, cioè io vado a vedere a che punto si trovano, prendo diciamo le cellule in tempi diversi fino a che non raggiunge la metafase, e posso dire che all'inizio la metafase è tot tempo. Poi c'è il resto. Poi c'è il resto. Per di più stai di nuovo alterando la cultura. Quando introduci l'alterazione tu non sei sicuro che questa non modifichi il comportamento delle cellule, anzi, con ogni probabilità lo fa. Quindi dobbiamo cercare di effettuare una semplice osservazione, con minima o nessuna manipolazione del sistema. Questo somiglia un po', da un punto di vista dell'approccio sperimentale, al problema di Fermi che vi ho proposto qualche tempo fa. Quante persone stanno usando il cellulare in questo momento nel mondo? Questo è lo stesso problema rovesciato. Dato il numero di persone che in questo momento stanno usando il cellulare, quanto tempo al giorno lo usano? Non so se vi aiuta un po'. Potete sapere quante cellule mitosi ci sono in questo momento in questa cultura? Cioè possiamo fare una stima? No, potete saperlo con ottima accuratezza. Ah. Come fareste?
nessuna idea? Avete mai visto una cultura di cellule al microscopio? Vive? Sì. Beh, le mitosi si vivono, in parte. Perché iniziano ad assumere delle forme. Perché le cellule di solito si arrotondano, diventano rifrangenti, in certi tipi cellulari riuscite addirittura a vedere i cromosomi condensati, a fresco, cioè sul cellulare muto. Altrimenti, per semplificarci la vita, possiamo prendere questa cultura, purché sia in fase esponenziale in un qualsiasi momento. La fissiamo, la coloriamo con un colorante del DNA, diciamo dati, dopo 3 minuti di colorante. Poi la guardiamo al microscopio. Troveremo morfologicamente, molto evidentemente, che un certo numero di queste cellule, quello che ho rappresentato in rosso, si trova in mitosi. Se non vi fidate, come potrebbe essere appropriato, soprattutto se siete esperti della vostra capacità di riconoscere morfologicamente le cellule mitosi, potete usare un marcatore della mitosi, che è un anticorpo che riconosca una particolare modificazione, la fosforilazione in serina 10 del listone H3, che è caratteristica della mitosi. E quindi potete ottenere che cosa? La percentuale di cellule in mitosi. Sono cellule fissate, quindi la percentuale istantanea, in un dato momento scelto. Un po' come sceglievamo a caso il momento in cui determinare quanta gente stesse usando il cellulare. Se io vi dicessi adesso che il numero di cellule in mitosi è il 4%, ma prima di darvi questo numero vi chiedo come ho fatto a dire il numero? Sul totale. Sul totale. Sì. 100-200.000 cellule, un po' faticoso. Usando il trucco che dicevo prima, cioè campionato, prendo una serie di campi microscopici, conto tutte le cellule e determino quante di esse siano in mitosi. Bene, faccio questo lavoro su un certo numero di campi microscopici in modo da assicurarmi di aver campionato per bene la piastra. E ottengo 4%. Ci aiuta questo dato? Ricordiamo un'analogia. Fino a poco tempo fa, tornando a casa, facevo una certa strada che mi portava a passare da un semaforo. E ho notato, facendo una statistica su molti giorni, che questo semaforo lo trovavo rosso una volta su due. Fastidiosissimo. Se su molti giorni io trovo il semaforo rosso una volta su due, quante ore al giorno è rosso questo semaforo? Supponiamo che io non passi di solo quando vado a casa, ma a tutte le ore del giorno e della notte. 12 ore al giorno. 12 ore al giorno. Okay. Bene. E quindi il 4% di 24 ore, cioè nel senso di 19, perché 19. Il tempo di duplicazione di questa linea cellulare 19. È questa la risposta. Ah, ok. Se in un dato momento in cellule asincrone in fase esponenziale di crescita il 4% delle cellule mitosi, vuol dire che la durata della mitosi è il 4% del tempo di duplicazione totale. Certo. Siamo d'accordo? Sì. Tempo di duplicazione che rappresenta in media la durata di un ciclo cellulare. Saranno cellule più veloci e cellule più lente, ma in media più veloci. Sappiamo che il tempo di duplicazione di questa cultura è di 19 ore. Se durante la crescita esponenziale, in ogni dato momento,
4% delle cellule in mitosi, allora la durata media della mitosi è 19/60, questa è una semplice trasformazione delle ore in minuti per comunità, per 4 di isocelle, cioè 4%. Risultato 45,6 minuti. La durata di questa, della mitosi in questa linea cellulare, in media naturalmente di 45,6 minuti. Tutto chiaro? Oh. In pratica qui distinguiamo le fasi di approccio sperimentale e quella di esecuzione dell'esperimento o di progettazione dell'esperimento. L'approccio è semplicemente quello che abbiamo detto un minuto fa, e cioè riuscire a focalizzare, a concepire l'idea che una percentuale può essere trasformata in un intervallo di tempo. Capito questo, l'approccio diventa immediato. Poi ci sono i dettagli sperimentali. Quindi dovrò chiedermi se sono in grado di riconoscere le mitosi. Oppure chiedermi se ho un marcatore appropriato per le mitosi. E magari chiedermi, mi basterà una piastra? O voglio un risultato accurato, ne voglio due o tre, poi mediare i risultati che ho su queste piastre. E quanti campi microscopici è appropriato contare per avere un buon risultato? Questo è un problema di statistica che si può affrontare con metodi statistici banali, peraltro, ma anche questo va considerato, in dipendenza anche di quanta, di quanto preciso volete che sia il vostro risultato. Se avete bisogno di una grande accuratezza, allora è bene ricorrere a duplicati, triplicati e campionare più a fondo ciascuna di queste cose. Ancora più difficile, prendiamo sempre questa stessa linea cellulare e diciamo che questa volta vogliamo stabilire la durata della fase S. E di nuovo vi chiedo, approccio alla fermi. Qui siamo in una situazione in cui ci conviene avere a priori un'idea approssimativa dell'idea, della durata che vogliamo misurare, altrimenti possiamo, non so, sparare alle mosche con un cannone, cioè mettere in piedi un esperimento molto complesso immaginando di dover misurare qualcosa di molto breve e poi scoprire che non è così, oppure fare un esperimento grossolano che non ci permette di definire con chiarezza la durata. Quant'è secondo voi la durata della fase S in una linea cellulare che ha un tempo di replicazione di 50 ore? Dovete ricorrere a degli elementi che conoscete. Fase G1 è quella che dura più di tutti, dura circa un terzo rispetto al tempo totale, se non sbaglio. Direi anche di più, per un semplice ragionamento. Esistono quattro fasi del ciclo cellulare. Se la G1 è la più lunga, e la mitosi la possiamo trascurare perché è molto breve, per essere più lunga delle altre due dovrà essere perlomeno intorno al 40%, le altre due essere 30% ciascuna. Quindi diciamo che la fase G1 è almeno il 40% di tutto il ciclo cellulare. E stiamo trascurando la fase di mitosi in questo momento? Sì, perché essendo molto piccola. Se la dovete considerare, la seconda. Poi, qual è la seconda fase più lunga della G1? Che ce ne siano rimaste molte, no. Più lunga la S o la G2? No, infatti penso la G2,
di essere la fase di sintesi, è abbastanza lunga. Allora, in realtà la seconda fase più lunga è la S. Questo, ecco, dovrebbe ricorrere a un'immagine che probabilmente avrete in mente, uno schema del ciclo cellulare che tipicamente è suddiviso proporzionalmente alla durata tipica delle varie fasi, qualcosa di questo genere, per esempio, G1, S, G2, F. Se pensate a uno schema di questo genere, o fate ragionamenti del tipo: io so che la G2 in realtà è una fase breve e quindi non so, posso immaginare che sia 2-3 ore, allora ciò che rimane deve essere ripartito tra G1S, ma abbiamo detto che la G1 è più grande della S, quindi se tolgo, diciamo, 4 ore complessive, me ne rimangono 15, la G1 deve essere più grande, quindi più della metà, diciamo 8 e 7, ecco, S sarà intorno alle 7 ore. Questo è un semplice ragionamento alla fine. Bene. Fatta questa stima grossolana, abbiamo l'idea dell'ordine di grandezza della dimensione che vogliamo misurare. A questo punto però la dobbiamo misurare. Come facciamo? Ci sono dei checkpoint tra una fase e l'altra. Potremmo vedere l'attività di questi, delle proteine che sono dietro questi checkpoint. Allora, intanto i checkpoint si attivano soltanto quando c'è qualcosa che non va. Checkpoint per definizione è qualcosa che entra in atto quando ci sono dei problemi nel ciclo cellulare, allora questo viene regolarmente arrestato, modificato, riparato, le cose che stanno facendo. Per di più, cerchiamo di rimanere in un ambito semplice, cioè non facciamo western blot che comporta estrarre. Forse potrei dare alla cellula, siccome comunque la fase S è la fase durante la quale c'è la sintesi del DNA, potrei dare alla cellula dei nucleotidi marcati e quindi vedere. Buona idea. Facciamo una breve incorporazione di bromo di sassolino, l'abbiamo vista altre volte, un sostituto della tigrina che può essere riconosciuto in maniera semplice. Facciamo incorporare più di altro, facciamo immunofluorescenza e otteniamo il numero di cellule che hanno incorporato più di altro. Perché ho scritto breve incubazione? Potrei farne anche una lunga, la durata di 2 ore, 7-8 ore, quanto è la durata della fase S, o 24 ore. Se faccio un'incubazione di 24 ore con questa linea cellulare, che cosa ottengo? Che sono già divise, cioè nel senso è venuto troppo dopo a quel punto. No. Sei sulla strada giusta, ma l'hai detto troppo male. Okay. Non l'accetto. Però sviluppa, perché la strada è quella giusta. Se io marco per 24 ore consecutive una linea cellulare di tempo di duplicazione è di 19 ore. Viene già sfalsato, cioè nel senso ho aspettato troppo perché le cellule si sono già divise, quindi lo devo fare. Dire le cellule si sono già divise non è corretto, questa è una cellula, è una linea cellulare, è una coltura che cresce in maniera asincrona, quindi ciascuna cellula si dividerà in un tempo diverso, avrà il suo tempo di duplicazione, che solo in media è, diciamo, certo. Ma in termini di marcatura, che percentuale di cellule sarà marcata se io faccio un'incubazione con l'UDR di 24 ore? Quasi tutto. È un tempo molto lungo. Tu che dici? La linea cellulare duplica in 19 ore.
No, io marco per 24 ore. Allora dovrebbero essere circa metà, perché se hanno ipoteticamente se hanno duplicato vuol dire che me lo sono perso. Allora tu ritratti la posizione del dente e passi a metà. Tu mi dai, non te la sei fatta. Ah, scusate. Se la cottura duplica in 19 ore, in 24 ore avrò sicuramente mancato tutte le cellulari. Non la metà, perché in realtà ciascuna delle due cellule figlie avrà un filamento marcato con un'altra cellula. L'altro no, è vero, ma uno sì e quello sarà riconosciuto. Però capisco da dove venga l'errore della metà. Quindi chiaramente, ecco, portando il discorso all'estremo, una marcatura così lunga non va bene perché non mi dà nessuna informazione sulla durata della S. Se la restringo invece, se la restringo a sufficienza, in pratica diventa una marcatura istantanea, che somiglia molto alla marcatura istantanea per le mitosi che facevamo prima. Cioè, se in un dato istante una certa percentuale di cellule incorpora bromo di sosso, io posso trasformare quella percentuale in tempo. E come prima, ho cambiato soltanto il marcatore. E quindi se io marco con bromo di sosso urina e ottengo che il 40% delle cellule l'ha incorporata, tempo breve, ripeto, diciamo 10 minuti, che per l'estensione della S è quasi un istante, allora, scusate, otterrò che la durata della S è il 40% di 19 ore, vale a dire con il 9 per 4, cioè 4 per 7 ore e 6 minuti. D'accordo? Molto bene. Adesso i dettagli sperimentali. Accelero un po' perché vorrei finire questa parte in questa lezione. I dettagli sperimentali sono tanti. Naturalmente dovete sapere che concentrazione di bromo di sosso urina aggiungere nel terreno. Dovete avere l'anticorpo e sapere come usarlo. Per esempio, un dettaglio non ovvio è che il DNA debba essere denaturato prima di esporlo all'anticorpo, perché la bromo di sosso urina è coperta dall'anticorpo. Se non separate le due eliche, l'anticorpo non la riconosce. Un altro aspetto che abbiamo già considerato in precedenza, ma che comunque vale la pena menzionare, è che probabilmente faremo la stessa operazione su due o tre piastre per poter mediare, per poter tener conto della variabilità biologica. Un altro aspetto ancora è che, dal punto di vista strumentale, dovremmo avere un microscopio fluorescenza per fare questo, a meno che non utilizziamo invece la marcatura non fluorescente, ma con precipitato colorato. Fare. In questo caso ci basta di non scadere noi. La fluorescenza, assumendo che usiamo quella tecnica, dobbiamo sapere, prevedere che sarà relativamente, non troppo, ma relativamente debole, perché è chiaro che se facciamo un'incubazione lunga le cellule avranno tempo per incorporare una grande quantità di bromo di sosso urina, ma se l'incubazione è breve, per esempio 15 minuti, allora anche le cellule che avranno incorporato la massima quantità possibile di bromo sosso urina saranno relativamente deboli alla fluorescenza. Quindi sarà importante, come sempre, ma ancora di più in questo caso, avere un buon controllo negativo, perché dovremo capire, nella proiezione non si vede assolutamente, ma in realtà anche il controllo negativo, che quasi sempre accade quando si fa una fluorescenza, presenta una debole fluorescenza. Allora voi dovete avere un controllo che vi dica questo livello di fluorescenza non è vero segnale, è solo rumore di fondo. Questo vi consente poi di enumerare con precisione le cellule realmente positive nella cultura che vi interessa. In questo caso abbiamo un controllo negativo perfetto, perché in questo caso abbiamo le stesse cellule
colorate con lo stesso anticorpo. L'unica differenza è che non sono state incubate con monodesossiloidina, quindi non c'è l'antigene che l'anticorpo dovrebbe riconoscere. È un controllo perfetto perché null'altro varia se non la presenza di monodesossiloidina. Non sempre si è così fortunati, sempre si può fare un controllo così. Bene, tutti questi sono singoli esperimenti. Vedete quante cose abbiamo enumerato nell'esecuzione pratica di questi esperimenti. Ecco, sono tutte le cose che dovete tenere presenti quando poi vi accingerete prima a progettare e poi ad eseguire. Ancora una volta, non vorrei avervi spaventato, gli esperimenti li fanno anche gli studenti e anche i neolaureati. Naturalmente vengono aiutati, guidati, assistiti quanto necessario, ma vedrete che rapidamente un esperimento per voi, almeno nelle circostanze che conoscete, che sapete gestire, diventerà un fatto assolutamente rutinario. Volevo presentarvi un caso più concreto preso dalla letteratura in cui la situazione è più complessa di quelle che abbiamo considerato fino a questo punto. Prendiamo questo lavoro, pubblicato nel 2004, che dice un meccanismo PRB indipendente conserva lo stato post-mitotico in cellule muscolari scheletriche terminalmente differenziate. Che cosa dice questo titolo? Si riferisce al fatto che in vitro il muscolo, la cellula muscolare scheletrica funziona in questo modo. I mioblasti possono essere propagati, possono essere tenuti in coltura, quindi in pratica ottenuti in qualunque numero sia necessario. Poi, sottraendo i fattori di crescita, praticamente il siero, dalla coltura, si induce una transizione, un differenziamento, nel senso di miociti e che poi formano fra loro a formare dei naturi sincezionali. Bene, è noto, fenotipicamente è noto, che le cellule muscolari per differenziare devono prima arrestare il ciclo cellulare, cioè prima vanno in G0 e solo allora possono differenziare. Da un punto di vista molecolare è stato accurato molto tempo fa ormai, che affinché una cellula muscolare in fase di differenziamento si arresti, è necessario che esprima la proteina retinoblastoma, RB. Se voi prendete una cellula di tipo selvatico, wild type, e sottraete i fattori di crescita, questa differenzia è correttamente. Naturalmente, tanto i miociti quanto i miotubi saranno arrestati dal punto di vista del ciclo cellulare, perché questa, abbiamo detto, è normalmente la precondizione necessaria affinché avvenga il differenziamento. Se voi effettuate lo stesso esperimento in cellule prive di RB, il risultato è diverso. In mancanza di RB le cellule si differenziano, anche se con qualche difetto, ma non cessano di replicare il DNA. Quindi, anzi, i loro nuclei diventano progressivamente più grandi perché fanno quelle che si chiamano endoreplicazioni, cioè nuove replicazioni del DNA senza divisione nucleare, quindi noi diventano sempre più grandi. Bene, quindi era già noto da molto tempo, prima del lavoro di cui vi ho mostrato il titolo, che la proteina del retinoblastoma è necessaria affinché si instauri lo stato post-mitotico, cioè la cessazione definitiva della proliferazione che accompagna il differenziamento, anzi che precede il differenziamento muscolare. La domanda che gli autori del lavoro si sono posti è: una volta che questo stato post-mitotico si sia stabilito, è ancora necessaria la presenza di RB per conservarlo? Il problema è come approcciare questa domanda. Quindi la domanda, diciamo che ha suscitato il nostro interesse. Il passo successivo è immaginare un approccio sperimentale. Che cosa fareste voi per rispondere?
naturalmente si richiede che utilizziate qualche tecnica un pochino avanzata, ma che sicuramente conoscete, almeno in teoria. Allora, io parto dal presupposto che in questo stato, se in questo stato post-metodico è effettivamente necessaria proteina del libro stomaco, vorrà dire che in questo stato sarà molto espressa. O comunque espressa. È verosimile, ma non è strettamente detto. Espressa sì, senz'altro, se è necessario. Quindi potrei andare a silenziare la proteina del gene oppure l'mRNA che codifica per questa proteina per vedere che cosa accade nelle cellule senza la proteina radiolombastana. Avrei usato l'approccio, lo stesso approccio. Perfetto. E gli autori probabilmente hanno fatto questo. Il problema è che il silenziamento RNA non è perfetto, non elimina completamente né il messaggero né la proteina, semplicemente ci riduce a livelli molto bassi. Ma come fate voi ad escludere che quei livelli pur bassi residui nelle cellule non siano già sufficienti a conservare lo stato post-metodico? Posso precedentemente fare una, ad esempio, un Western blot per vedere nelle cellule wild type non trattate quanto è espressa la proteina radioblastoma. E dopo interferenza troverai che sicuramente questa espressione sia ridotta. Però non saprai se quei livelli di espressione sono ancora sufficienti. Eventualmente potresti fare un esperimento un po' più sofisticato, e cioè fare l'interferenza sugli oblasti prima che differenzi, e vedere quali livelli non sono più in grado di stabilire lo stato post-metodico. Ma anche in questo caso, a dire il vero, livelli non sufficienti a stabilire lo stato post-mitotico potrebbero essere sufficienti a conservarlo. Non è detto che sia necessario lo stesso livello per entrambe le attività, giusto? Certo. Quindi anche questo non risponderebbe in maniera convincente alla domanda. Che potremmo fare di più drastico che silenziare? Mutare il gene. Mutare il gene, cioè fare un knockout del gene. Esatto, fare un knockout del gene. Come lo fareste? Allora, fermi. Abbiamo stabilito l'approccio. Vogliamo fare il knockout del gene. Quando lo facciamo? È importante. E questo è un aspetto dell'approccio sperimentale. Poi vedremo come farlo. Ma prima di tutto dobbiamo stabilire quando. Allora, quando è rilevante. Appena finita la mitosi. Quale mitosi? Prego, mettiamola così, abbiamo considerato due stati, quello di mio blasto proliferante e quello del mio tubo post-mitotico. Dove faresti la detezione del genere? Nel mio blasto o nel mio tubo? Per rispondere alla domanda che ci siamo posti. Io nel mio tubo, perché so che la proteina radioblastoma è comunque molto importante anche durante proprio la mitosi, cioè il ciclo cellulare in generale. Sì. Quindi silenziandola troppo presto magari posso vedere degli effetti che però non sono caratteristici dello stato post-mitotico. Giustissimo, e soprattutto ti ricordo, rientreresti in questo caso qui, in cui la proteina radioblastoma è già assente prima del differenziamento. E quindi il differenziamento avviene ma non è più post-mitotico. Quindi chiaramente la delezione del gene, il knockout del gene deve avvenire in miotubi già differenziati, già post-mitotici. Molto bene. Questo ve lo dico io. Gli autori si procurano delle cellule con RB-LOXP, cioè sapete come funziona il sistema CRE-LOX? Sì, tu no? Allora, il sistema CRE-LOX consiste in questo. Le sequenze LOXP
sono di derivazione fagica e sono riconosciute da una ricombinasi che si chiama CRE. Se tu le introduci in un segmento di DNA, tipicamente lo si fa in due introni, no? Con un disturbo del gene, come sono per esempio, il gene funziona normalmente, appunto ha messo delle sequenze in introni e non c'è problema per quel che riguarda il messaggero, quindi introni vengono eliminati. Quando però tu esponi la cellula, quindi il suo DNA, alla ricombinasi CRE, la ricombinasi fa così, prende le due sequenze LOX, le ricombina in una sola e taglia via tutto ciò che c'è in mezzo. In questo modo ottiene la delezione dell'esone che si trova fra i due introni del genoma. Questo di fatto, scegliendo accuratamente l'esone, elimina l'espressione del gene. Accade che il gene del retinoblastoma sia un gene molto lungo, ma tagliando il giusto esone non c'è più alcuna espressione della proteina. Bene, quindi da un punto di vista concreto, sperimentale, prendiamo queste cellule RB LOXP, le facciamo differenziare in presenza di RB, quindi abbiamo la formazione di tubi assolutamente normali, post-mitotici, poi infettiamo questi due tubi con il virus ricombinante che veicola ricombinasi CRE e otteniamo auspicabilmente la delezione, cosa che si può verificare per esempio con una banale PCR. Amplifichiamo l'esone 19, che è quello eliminato da questo particolare knockout, e vediamo che nei controlli, cioè nella corsia di mezzo, l'esone 19 ha una certa lunghezza. Dopo esposizione alla CRE, questa lunghezza si è molto ridotta perché una parte del DNA è stata ridotta. Ovviamente i primer sono stati presi a monte e a valle del segmento eliminato. Questo corrisponde anche a una sparizione della proteina. Questo è un Western plot in cui vedete che la proteina dell'eritroblastoma è facilmente osservabile in cellule di controllo, ma quando poi risponde alla CRE sparisce. E questo è molto soddisfacente perché appare come una eliminazione completa della proteina dell'eritroblastoma. Ma è qui sta, diciamo, l'ingegnosità del disegno sperimentale, l'ingegnosità che dovete esercitare. Dovete chiedervi: come faccio a essere sicuro che effettivamente la proteina del retinoblastoma sia completamente scomparsa? Perché? Uno, può darsi che un certo numero di miotubi o un certo numero di nuclei all'interno di ciascun miotubo la delezione non sia avvenuta. In larga parte è avvenuta, ce lo dicono tanto la PCR quanto l'apparente scomparsa della proteina, ma può darsi che in una minoranza questo non sia avvenuto. Di più, perché la proteina scompaia, è necessario, non basta la delezione del gene, perché comunque per un certo tempo permane il messaggero, verrà regolarmente tradotto, e anche quando questo messaggero sarà stato eliminato, cioè sarà decaduto, bisognerà aspettare il decadimento della proteina per avere effettivamente un azzeramento del contenuto di RB nella cellula. E allora il sospetto potrebbe essere: nella maggior parte dei miei dubbi potrebbe residuare una certa quantità di RB o in tutti o in qualcuno di essi, ed effettuare una funzione in qualche modo dominante che blocchi comunque la replicazione del DNA nel mio tubo, tutto. C'è un'altra considerazione. Io qui non vedo il DNA, ma come so qual è la sensibilità del mio Western? Perché può darsi che semplicemente ci siano dei livelli sensibili di RB, ma non tali che io sia in grado di rilevarli con questo particolare Western nelle condizioni in cui l'ho affrontato. Come faccio a rendermi conto della sensibilità di questo Western? Posso andare a marcare per proteine che so che sono poco espresse?
No, perché useresti un altro anticorpo. Non c'è relazione tra la sensibilità di un anticorpo rispetto a un altro. Cioè c'è ma non la conosci, quasi mai. Potrei preparare un gel con delle trame più fitte per essere assolutamente certo che non mi sfugga niente. La trama del gel serve solo a far migrare in modo diverso, non rende più sensibile di questo. Questo è un problema, se ricordate quando abbiamo parlato di misure, questo è un problema di determinare qual è la soglia di sensibilità del nostro metodo, in questo caso di questa misura. Come faccio a determinare la soglia di sensibilità? Posso utilizzare delle concentrazioni note, esatto. Ad esempio la tubulina è un controllo, oppure no? No, perché la tubulina sarebbe un altro anticorpo. Allora proprio della proteina retinoblastoma. Bene, ma la proteina retinoblastoma è una bestiaccia grossa e difficile da esprimere in batteri. C'è un metodo più semplice. E ottenere la proteina ricombinante, insomma, non è facile. C'è la proteina naturale. Se voglio sapere qual è la mia soglia di sensibilità, posso usare il controllo? Sì. A concentrazioni diverse. Esatto. Vedi, io qui ho indicato che nel controllo, nel veleno, normalmente è stata caricata la stessa quantità di proteine totali. Se semplicemente lo carico un quarto, poi ancora un quarto, cioè arrivo al sedicesimo, vedo che ancora a un sedicesimo io sono in grado di rilevare RB. Vuol dire che rilevo un 6% del contenuto normale del mio tubo. Forse anche meno, non lo so perché non ho fatto un'ulteriore diluizione. Però questo mi dice che la sensibilità del mio gel è buona, del mio questo. Beh, allora questo ci consente di essere sufficientemente soddisfatti. Andiamo a vedere qual è il risultato di questo. Cosa fanno i neutroni? Rientrano o non rientrano in circolo che abbiamo sottratto la proteina retinoblastoma? La risposta è che non rientrano in circolo. Ma una risposta così ottenuta non è sufficiente, non è soddisfacente. Perché? Perché questo esperimento non ha controllo. E non si tratta di nuovo di un problema accademico, negli esperimenti si mettono i controlli, vabbè, ma questo è così chiaro che ci servono i controlli. Ci servono per verificare, come abbiamo sempre detto, che l'esperimento funzioni tecnicamente. Per esempio, per di più qui siamo in presenza di un risultato negativo, cioè qui vediamo che non c'è sintesi di DNA. Allora dobbiamo essere certi che in condizioni che consentono la sintesi di DNA questa ci sia, perché altrimenti qui potremmo semplicemente dire l'esperimento non ha funzionato, per qualche motivo questo metodo non è in grado di sintetizzare DNA. E di nuovo non è un'astrazione, me lo posso ben immaginare un motivo per cui questo metodo potrebbe non essere in grado di sintetizzare DNA. Io ho introdotto nel mio tubo una quantità sconosciuta di creti. Si sa che un eccesso di espressione di creti, sebbene sia molto specifica la proteina per i siti LOX, a un certo punto a livello di espressione molto alti comincia a tagliare a caso, cioè può danneggiare il mio tubo, il suo DNA, in modo tale che questo cessa di replicare comunque. In altre parole, sia per controllare che l'esperimento sia tecnicamente corretto, sia per validare un risultato negativo, io ho bisogno di un buon controllo positivo. Il mio controllo negativo sarà banale, il mio tubo che non ho fatto la direzione di RB, quello è negativo. Ma il controllo positivo quale può essere? Questo non è. Possiamo reintrodurre magari il gene responsabile di RB. A maggior ragione otterremo un negativo. Allora, no, è vero. Cioè,
contaminato. Se io lo reintroduco, in teoria dovrei rimandare in sintesi di DNA. No, attenzione, qui c'è un po' di, ah, forse di ginnastica logica, ah, un po' complicata. Abbiamo detto che la funzione di RB normalmente è quella di fermare il ciclo. Esatto. Infatti, quando RB c'è, un corso di differenziamento, i neutroni si arrestano. Sì. Noi ci chiediamo se togliendola rientri in un ciclo. Ma se invece la riesprimiamo, a maggior ragione questa effettuerà la sua, svolgerà la sua funzione normale, che è quella di arrestare il ciclo. Ah, infatti sì. Senza pensare a come generarlo, in che cosa consiste un controllo positivo in questo esperimento? In un mio tubo che mi prenda a sintetizzare il DNA. Esatto. Allora, qual è un mio tubo che sintetizza DNA? Ti ho detto, quello con RB meno. Esatto. Allora, un possibile controllo positivo dovrebbe essere questo. Prendiamo un mio tubo che differenzia in assenza di RB, quindi sappiamo che continua a sintetizzare. Lo trattiamo come questo, lo spogliamo alla crema nella stessa misura, nella stessa quantità, e vediamo se continua a sintetizzare il DNA. Certo. Gli autori qui scelgono un'altra via che sostanzialmente è equivalente, però. Infettano questi mio tubi con E1A e con crema nelle stesse condizioni. E gli autori sanno che E1A, che è un cogene di adenovirus, sanno che è in grado di riattivare la sintesi di DNA e mostrano che in effetti la sintesi avviene. Questo vuol dire che questi neotubi sono in grado di sintetizzare il DNA quando vengono messi nelle condizioni appropriate, ma la semplice sottrazione di RB non è sufficiente a produrre sintesi. Questo consente di concludere che effettivamente RB è necessaria per stabilire lo stato cosmetico, ma non per conservarlo. Bene. Ora vediamo se riusciamo a trattare dell'altro argomento, e cioè della fase finale del progetto di ricerca, e cioè dell'interpretazione dei risultati. Allora, prima di tutto, dobbiamo sapere che un esperimento genera risposte. Queste risposte prendono la forma di dati qualitativi o quantitativi. Un dato qualitativo che cos'è? Qualcosa che non quantifichiamo, qualcosa di cui che spesso riconduciamo a una binomia, sì o no. Le cellule sono vive o sono morte, si sono divise oppure no, sono, che posso dire, attivano un certo gene oppure no. Ecco, questo è un dato qualitativo. Un dato quantitativo invece viene espresso numericamente e con unità di misura. L'esperimento può generare uno o un altro tipo di dati o tutte e due, ma va considerato che i dati non parlano da soli, o perlomeno spesso non lo fanno. Per ottenere un risultato bisogna analizzarlo. Quindi qui stiamo facendo una distinzione fra dato e risultato. Il dato è l'output, la risultanza grezza di un esperimento. Che va analizzata e va condotta a un risultato. Un risultato è qualcosa che di solito potete esprimere con un'espressione verbale. Di nuovo facciamo un esempio che abbiamo già considerato. Ricordate quando vi ho mostrato un grafico, questo grafico,
e vi ho detto che a prima vista mostra delle differenze importanti fra le varie situazioni sperimentali. A un esame più attento, ecco, la considerazione dei dati, a un esame più attento ci si accorge che queste differenze sono dell'ordine del millesimo, quindi sono differenze assolutamente trascurabili. Ma questo ci dà una prima indicazione del fatto che i dati non esprimono per loro conto un risultato, è l'analisi di questi dati che produce un risultato. Questo è un caso tutto sommato banale. Vediamo qualcosa di assai più complesso. Questo è avvenuto molti anni fa nel mio laboratorio, allorché erano appena stati introdotti i microarray. Utilizzammo questi microarray per esaminare che cosa accadeva in certe condizioni sperimentali nelle nostre culture. Non è importante stabilire cosa. Quello che è importante è vedere che aspetto avevano i dati che abbiamo ottenuto. Si trattava, come vi dicevo, dei primi tempi in cui venivano utilizzati i microarray. Non c'era esperienza a cui rifarsi, né nel laboratorio né esterno in letteratura, e quindi si procedeva veramente analizzando in maniera molto direi ingenua i dati, cioè cercando di estrarne un significato senza avere una preparazione. Si trattava di una tecnica nuova. L'esperimento fu disegnato, che era tra l'altro costoso e lungo da effettuarsi, fu quindi disegnato con rigore e venne replicato 3 volte. Dopodiché i risultati di questa triplice esecuzione sperimentale vennero messi, i dati derivati da questi esperimenti vennero messi a confronto. E questo è un modo per visualizzare il confronto. In che cosa consiste? Ciascuna riga, assolutamente illeggibile, questo tenete conto che è una frazione piccolissima di un foglio di Excel che conteneva qualcosa come 30.000, l'espressione di 30.000 geni di diversi. Quindi questa è soltanto una piccolissima frazione di questo foglio di Excel. E per visualizzare complessivamente i dati avevamo utilizzato questo sistema. Quando nella condizione A rispetto alla B un gene risultava aumentato, lo indicavamo con un rosso. Quando nella B rispetto alla A era aumentato, lo indicavamo con un verde. Quando non c'era variazione, invece, rimaneva bianco. Qui abbiamo le 3 colonne che rappresentano 3 ripetizioni dello stesso esperimento, nella maniera più accurata possibile, e vedete che fanno mettere le mani nei capelli. Praticamente non c'è un gene che abbia lo stesso comportamento 3 volte consecutive. È terribile, qui abbiamo rosso, rosso, bianco, qui rosso, verde, bianco, qui rosso, bianco, rosso, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, qui abbiamo una rara situazione in cui effettivamente c'è una concordanza nei 3 esperimenti, ma veramente è un cignolino, o una mosca bianca. Prima vista, abbiamo detto, qui è tutto da buttare, è successo qualcosa di molto grave, non sappiamo cosa, ma chiaramente questi esperimenti sono irriproducibili. Un altro modo di mostrare che gli esperimenti apparivano irriproducibili è che quando cercavamo di metterli a confronto fra loro, la dispersione dei dati sembrava assolutamente casuale. Qui che cosa abbiamo fatto? Abbiamo confrontato le condizioni A e B nell'esperimento 1 e nell'esperimento 2. Quello che vediamo qui sono i rapporti fra l'espressione gene nella condizione A e nella condizione B nell'esperimento 1 e nell'esperimento 2. Ciascun punto rappresenta un gene. Vedete che i geni sono dispersi in maniera apparentemente del tutto casuale nell'ambito di un certo spazio.
la conferma, vedete, la retta di regressione lineare è orizzontale, non c'è virtualmente alcuna progettazione, è già pazzesco su una distribuzione di questo genere fare una regressione lineare, è soltanto una conferma assolutamente inutile che questi dati non sembrano presentare alcuna correlazione fra loro, quindi alcuna riproducibilità, perché correlazione vuol dire che facendo le stesse cose io ottengo due risultati molto simili tra loro e quindi altamente correlati fra loro. Però, c'era anche un altro tipo di evidenza che mostrava come, confrontando fra loro le condizioni A o le condizioni B, qui abbiamo A2 confrontata con A1, A3 confrontata con A1, oppure A3 confrontata con A2, qui la correlazione è molto forte. Cioè, utilizzando la stessa condizione, si ottengono risultati molto congruenti fra loro. Guardate l'R4, 0,92, 0,92, 0,96. Quindi c'era un'incongruenza, dovevamo spiegare perché i dati sembravano così eterogenei fra loro, eppure c'era una chiara riproducibilità dei risultati. Beh, qui si è trattato di fare una serie di trasformazioni dei dati, trasformazioni pesanti, perché dovete immaginare, questo risale a direi una quindicina d'anni fa, i computer, sì, già potenti, ma non lo erano quanto lo sono oggi, questi dati venivano trattati con Excel, grandi moduli di dati, e ogni volta che si voleva fare una comparazione bisognava intanto introdurre le appropriate formule e poi chiedere al computer di elaborare questi dati, poi di rappresentarli su grafico e così. Al termine di 3 giorni di intenso lavoro, finalmente la chiave di lettura, una nuova trasformazione che mostra, che mette in relazione l'espressione assoluta di ciascun gene, assoluta è un eccesso, diciamo il segnale fornito da ciascun gene con la sua variabilità fra un esperimento e l'altro. Questa. Qui abbiamo l'intensità di ciascun gene ottenuta nella condizione A dell'esperimento 1 e qui abbiamo il rapporto fra l'intensità di A e quella di B nell'esperimento 1. Guardate questo diagramma. Che cosa mostra? Che quando andate a livelli di espressione abbastanza alti, c'è un'ottima correlazione. Il problema si pone a livelli di espressione bassi, il segnale basso, il segnale dell'array era basso. A questo basso livello c'è una dispersione molto elevata. Vedendo un grafico di questo tipo abbiamo avuto la chiave di lettura. Col grado di sensibilità degli array dell'epoca, nelle nostre condizioni sperimentali, tutto quello che volete, col grado di sensibilità della nostra situazione sperimentale, la maggior parte dei geni dava un segnale molto basso, in pratica vicino alla soglia di sensibilità del metodo. E ricordate che abbiamo detto che se voi prendete una misurazione vicina alla soglia di rilevabilità di un segnale, questa è afflitta dal rumore di fondo in maniera sproporzionata rispetto al segnale stesso. In pratica quello che vedete qui in basso è il rumore di fondo addizionato di un pochino di segnale. Chiaro quindi che vari in maniera casuale, ma se voi tagliate i dati qua, allora osservate che la grande maggioranza dei geni si comporta nello stesso modo nelle due condizioni, ma che qualcuno non lo fa. Pochi geni vengono alterati dalle due condizioni prescelte, la maggior parte di essi no. Ecco, vedete, questa è una tipica situazione in cui il dato assolutamente non parlava da solo.
è stata necessaria una profondità elaborazione per estrarre un risultato. Quindi un esperimento genera risposte, ma i dati non parlano da soli, vanno analizzati. Una cosa molto, molto, molto importante da dire è che non sempre le risposte generate da un esperimento sono le mie. Ma un esperimento valido, cioè tecnicamente corretto, ci dice sempre qualcosa. Come abbiamo detto altre volte, noi abbiamo delle aspettative circa i risultati di un esperimento. Spesso queste aspettative vengono confermate, forse altrettanto spesso invece vengono disattese. Ma se l'esperimento è valido, in realtà ci sta dicendo qualcosa, ci sta dicendo sostanzialmente che la nostra ipotesi era sbagliata. Perché se la nostra ipotesi implicava un certo risultato e noi abbiamo ottenuto un risultato diverso, chiaramente l'ipotesi era sbagliata. Ciò a cui dobbiamo resistere è la tentazione di eliminare il dato che non ci piace e di dire: ma l'esperimento sarà venuto male, rifacciamolo, e magari facciamo un'altra volta ancora, fino a quando, per caso o per errore, l'esperimento non ci dia il risultato che desideravamo, a quel punto diciamo questo è l'esperimento valido, gli altri no. E questo è assolutamente scorretto. Ma ha una tradizione lunghissima. Il primo caso storico, forse famosissimo, è quello di Pitagora, che dice la leggenda: allorché un suo discepolo scoprì i numeri razionali, irrazionali, decise di ucciderlo per evitare che una cosa, dice la leggenda, le leggende non sono necessariamente vere, ma di solito hanno un fondo di verità. La scuola pitagorica era una scuola filosofica, forse più ancora che matematica, cioè ritenevano che l'universo fosse fatto di numeri e che i numeri fossero perfetti. E allora trovare un numero che non poteva essere compiutamente espresso era inaccettabile, perché la perfezione dell'universo veniva meno. Ciò non di meno, nonostante l'autorevole precedente, ecco, di solito noi non uccidiamo chi produce risultati inaspettati e auspicabilmente non sopprimiamo neppure i risultati oltre il loro autore. Quello che facciamo è interpretare i risultati. Se questi risultati non si conformano alle nostre aspettative, allora dobbiamo tornare indietro e riformulare l'ipotesi. Una volta ottenuti dei risultati, e vorrei dare una definizione di risultato in questo contesto, i risultati sono le conseguenze immediate dei dati generati da un esperimento. Da questi risultati potrete trarre delle conclusioni. Ciò di cui stavamo dicendo prima, il caso più semplice, più auspicabile, formulo un'ipotesi, ottengo certi dati dall'esperimento che mi serve per verificare la mia ipotesi, elaboro questi dati, ottengo dei risultati, i risultati sono sostanzialmente sì, l'esperimento mi dà la risposta che mi aspettavo, confermo l'ipotesi, traggo la conclusione, l'ipotesi è corretta. Ora però attenzione, i risultati sono la diretta conseguenza dei dati. Se i dati sono stati elaborati in modo corretto, i risultati ne scaturiscono in maniera automatica. Automatica nel senso che è difficile elaborare un risultato diverso esaminando gli stessi dati, se naturalmente i dati sono stati analizzati in maniera corretta e appropriata. Le conclusioni invece non sono mai univoche. Le conclusioni sono qualcosa di meno strettamente definito, più ampio di quanto non immediatamente consentito dagli esperimenti effettuati, dai dati ottenuti, dai risultati elaborati, e in qualche modo risentono della soggettività dello sperimentatore. E voi direte: come, non stiamo parlando di scienza, che c'entra la soggettività? C'entra per molti versi. Un esempio è quello
del lavoro di cui vi ho parlato poco fa. Questo dice c'è un meccanismo che non dipende dal B e che comunque mantiene in stato post-mitotico le cellule terminalmente differenziate muscolari. Qualche anno dopo questo lavoro, qui siamo nel 2004, qui siamo invece nel 2007, esce un altro lavoro che dice esattamente il contrario. Non è chiarissimo dal titolo, ecco, ma si vede qui nell'abstract. Mostriamo che RB è essenziale, è unicamente richiesta, è richiesta in maniera unica, non c'è sostituto per RB, per mantenere l'arresto dei neutroni. Due lavori scientifici, entrambi di ottima qualità, due conclusioni antitetiche. Qual è quella corretta? Non lo so. In senso assoluto non lo posso dire. Il problema in questi casi è che sicuramente i sistemi sperimentali utilizzati non sono gli stessi e ciò che sembrava di poter concludere un primo sistema è diverso da ciò che sembra indicare il secondo sistema e viceversa. C'è differenza di sistemi sperimentali, quindi c'è differenza nel modo di interpretare i risultati sperimentali, c'è differenza nel punto di vista degli autori. Inevitabilmente gli autori tenderanno a prediligere un punto di vista, quello che va nella direzione delle loro ipotesi, o anche considerazione più banale ma realistica. Gli autori del primo lavoro si trovavano in una situazione in cui si poteva presumere largamente che RB fosse necessaria anche per mantenere lo stato post-mitotico. Quindi un lavoro che confermasse l'attesa di tutti sarebbe stato un lavoro poco significativo. Un lavoro che dica il contrario di ciò che ci si aspetta è, al contrario, molto più interessante, molto più significativo. Gli autori del secondo lavoro si trovano in una posizione opposta. A questo punto la verità accettata era quella del primo lavoro e loro, per fare un lavoro interessante, devono andare contro la prima. In pratica, piaccia o non piaccia, e non dovrebbe piacere, però purtroppo un lavoro che conferma il già noto, il già atteso, è poco interessante nella scienza. Ciò che è interessante è qualcosa di nuovo, un lavoro di nuova attività. E anche questa considerazione va tenuta presente, perché ancora una volta gli scienziati non sono angeli, non sono esseri perfetti, sono esseri umani. Salto questa parte, era soltanto un ulteriore esempio, ma credo di avervi già preso a sufficienza l'idea, e vado alle conclusioni della lezione. Vorrei ripetere ancora una volta questi passaggi perché sono importanti. I dati sono delle risultanze grezze di un esperimento. I dati vanno elaborati per ottenere dei risultati. I risultati sono solitamente ragionevolmente univoci, sono la conseguenza logica, immediata dei dati raccolti. In presenza di un esperimento corretto, la conclusione logica dovrebbe essere univoca. Le conclusioni no, possono essere diverse, perché c'è un punto importante. Le conclusioni devono necessariamente essere ampliate rispetto agli esperimenti condotti. A nessuno interessa un lavoro che dica nelle mie cellule, nel mio laboratorio, sottoposte allo stimolo che ho inventato io, di giovedì, ottengo questo risultato. È molto corretto quello che state dicendo, ma la prima domanda che viene in mente è di sabato. Dovete per forza espandere il significato dei vostri esperimenti a un ambito più ampio.
E come lo fate? Lo fate in qualche modo in maniera arbitraria. Dovete dire, per esempio, nelle cellule di mammifero accade questo, oppure in tutte le cellule epiteliali, ma non avete provato tutte le cellule epiteliali, forse ne avete provata una, o due, o tre, ma di cellule epiteliali esistono tantissime, così come di mammiferi ne esistono tantissime. E cosa dire, non so, degli uccelli o degli anfibi? Questi esperimenti valgono, questi risultati sono validi, queste conclusioni sono valide anche in questi sistemi o no? E dove ci fermiamo? E come fate a stabilirlo? Siccome è tardi, lei deve andare via, a questo punto lo riprendiamo brevemente nella prossima lezione. Perché è un punto importante. E vale la pena di soffermarci e di spendere qualche